Bella ragazzi, qui Xwill, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati su GTA 5 online. Perché avevo il mouse in mano, poi me lo spiegate perché io sinceramente non lo so. Comunque, sì, oggi siamo ritornati su GTA Online e siamo seduti nuovamente sulla nostra fantastica poltroncina. E questo perché? Perché, regà, oggi andremo a fare un acquisto molto importante. Non sono uscite nuove auto, non è uscito nulla di tutto ciò. Però è inutile che faccio il vago, visto che già avete visto cosa ho acquistato dalla miniatura, però ok. Perché ragazzi, difatti, oggi andrò a acquistare niente che poco di meno che la Chameleon GT, si chiama, non ricordo come si chiama. Ecco qui, la Hijack Chameleon. Come già detto prima, non è un'auto nuova, ma è un'auto abbastanza vecchia a dirla tutta. Appunto, sì, come già detto prima, non è un'auto nuova. E se vi state chiedendo, ma Willy, che senso ha portare un video modifiche su un'auto che non è nuova? Tra l'altro, la Chameleon, che un sacco di gente ce l'ha, tranne io. Però comunque, fatto sta che io modifico le auto per divertirmi insieme a voi, dove cazzeggiamo e diciamo cosa a caso. Quindi è per questo che sto andando a modificare la Chameleon. Punto primo, perché è un'auto che mi piace, la voglio da quando è uscito il gioco, ma non l'ho mai comprata. E punto secondo, per divertirci un po' tutti insieme qui su GTA. Ah, e ultima cosa che vi voglio dire prima di cominciare è quella che ho aperto un canale Telegram. Il link per entrare all'interno di questo canale Telegram lo trovate qua sotto nella descrizione, vi aspetto in tantissimi. E su questo canale Telegram sostanzialmente pubblico aggiornamenti inerenti ai video o su cosa uscirà, ma porto anche le offerte del giorno. Difatti, tipo 2-3 volte al giorno vi pubblicherò le offerte Amazon migliori che troverò, che possono essere giochi, console, lampadine, strisce a LED, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, aspetto in tantissimi, mi raccomando. Quindi, ragazzi, io direi di passare alla lettura della descrizione del video. La Chameleon è una berlina sportiva elettrica di lusso. Non ridete, non è una contraddizione completa. Questa bellezza è così maneggevole che non vi accorgerete mai di guidare un'auto elettrica. Benvenuti nel futuro, a patto di avere accesso alle appositi sezioni di ricarica. Effettivamente un problema delle auto elettriche è questo, tutt'oggi che siamo nel 2018 ancora le stazioni elettriche, almeno qui in Italia, non ci stanno. Se uno si compra un'auto elettrica, se la carica come se fosse un cellulare, attaccandola alla corrente, ci mette una vita, però diciamo che ci può stare. Allora, compriamo la nera come da foto. Ah, ma tra l'altro c'è anche i pannelli sopra, quindi cioè, non ci servono le basi di ricarica. Boom. La facciamo portare al garage del livello 3, così almeno ce l'abbiamo qui e la andiamo a modificare direttamente nel magazzino. Alziamoci. Ti alzi? Ok, grande omino. Comunque sì, raga, io come al solito prima di cominciare vi ricordo di lasciare un bel like. Mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video su GTA Online. Inoltre mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo per benino finché non diventa blu. Inoltre condividete questo video come avanti su tutti i vostri social e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Se lo fate siete dei grandi. Bene 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 ragazzi, allora adesso la nostra Chameleon GT dovrebbe arrivare tra pochissimo in teoria, a meno che le consegne qui su GTA non sono rallentate. Tra l'altro non so perché prima si vedevano le auto che passavano in autostrada, eccetera eccetera, adesso no. Cioè il mio omino praticamente vive in un mondo parallelo, non esistono auto, non esiste nulla, però poi scendi c'è un traffico della madonna, c'è casino, eccetera eccetera. Però avere il magazzino in un mondo parallelo è pur sempre comodo, no? Ok raga, è arrivata la nostra fantastica Chameleon. Eccola qua. Non ricorderò mai il primo nome, perché è Hijack. Non lo so. E vabbè, sì, comunque come potete ben vedere è veramente una bella auto. Mi piace il muso bello lungo, mi piace la forma, mi piacciono i cerchi. È un'auto che comunque consiglio di acquistare su GTA Online. Non è male, è bella, ci sta. Bene, ovviamente è già accesa, ma essendo elettrica non si sente neppure. Andiamo a modificare immediatamente il veicolo e vediamo che modifiche ci stanno. Ovviamente non mi aspetto grandi modifiche in quanto un'auto vecchia. Una volta sì, le auto costavano di meno, però le modifiche erano abbastanza scrause. Però andiamo a mettere immediatamente le armature. Attenzione, la vado a mettere perché non ci sono tante modifiche, quindi spendiamo soldi a caso. I freni però li mettiamo da gara, ovviamente. I motori pure. Mettiamo una turbina leggermente più potente. Senti? Senti che ha fatto un piccolo sibilio? Marmit.
Marmite. Ah sì, perché non è 100% elettrica, se non sbaglio. Era un'ibrida, c'era scritto. Quindi ok, bene. No, perché mi era un attimino venuto il dubbio. Ho detto marmite, what the fuck? Perché marmite, scusami. Vabbè, allora, vorrei lasciare queste qui perché, come potete ben vedere, ecco, il taglio è brutto, veramente molto brutto. Perché è fatto perfetto per le marmitte standard, ma se io vado a cambiare le marmitte rimane il triangolino vuoto. Non è una cosa bella, è brutta. Ah, le modifiche di Rockstar Games nel 2013, belle, fatte bene. C'è gente che magari si lamenta ora di alcune auto di GT Online. Sì, guardate prima cosa c'era. C'erano le auto buggate, c'erano. Mettiamo le prese d'aria, mettiamo le prese d'aria, ragazzi. Dai, aggiungiamo questo piccolo tuning a quest'auto. Clacson, regà, clacson. Visto che sta arrivando Halloween, mettiamo un clacson di Halloween, no? Ecco, mettiamo questo. Ta, ta, ta. Sì, ma basta. Luci, fari, alloxeno, ovviamente. Kit neon, schema neon al massimo. Poi andiamo a scegliere il colore, anche se non so di che colore farò quest'auto. Proprio non c'ho neanche una minima idea. Targa personalizzata. Verniciature, colore principale. Vediamo. Bianca è bella. Bianca è bella più che altro perché anche il tetto sopra c'ha il pannello solare, no? Quindi è nero. E ci sta, spezza un botto. Boh, mi sa che la facciamo bianca, anche se è abbastanza banale. O se no viola, non è male pure. Marrone chiaro, non lo so, non lo so. Quest'auto potrebbe star bene quasi con tutti i colori, forse, eh? Ma che bella che è blu mezzanotte, raga! Raga, ho deciso, mi sono innamorato del blu mezzanotte. È troppo, ma troppo bella. Guardate qui che roba. Bellissimo, cioè, figata. Per la scente vediamo un attimino se riusciamo a mettere, ecco, già tipo un blu più chiaro, no? In modo tale da avere più colore all'auto, no? Quindi, allora, il colore ce l'abbiamo. No, lì su no. Non lo mettiamo, raga, fa schifo lì su, cioè. Mettimelo nel lato, no? Ah, tettuccio verniciato, tettuccio in carbonio. Guarda, lascio quello con il pannello solare, no? Almeno. Viaggio a costi zero, perché mentre io cammino con il sole mi si ricarica l'auto. Cioè, figata. Spoiler, spoiler basso, ok. Oppure lo spoiler in carbonio. Regà, non ci sta nulla su quest'auto. Se proprio devo essere sincero, proprio quello in carbonio fa talmente schifo. Mettiamo quello basso, che almeno mantiene l'eleganza di quest'auto, la linea, no? Sospensioni, che parliamo a fare, mettiamoli da gara. Il turbo lo mettiamo. Tipo di ruote, le ruote, raga, io lascerei queste. Ma e poi, se non mi sbaglio, sono tipo quelle che ci sono con la Entity, no? Cioè, che io sto sulla Entity. Eccole, raga, sono queste praticamente. Guardate, la stessa ruota. Però, raga, il cerchione originale ha il diametro più largo, no? Cioè, più pollici. Non so di preciso quanti pollici siano questi, però credo siano all'incirca un 26. Boh. Teniamoci la ruota più grande, che è più bella. Ovviamente il colore non possiamo metterlo, neanche il design, ma le gomme antiproiettile sì. E il fumo blu. Anzi, il fumo mettiamolo colore crew. Finestrini, limousine, molto oscurati. Meglio molto oscurati, abbiamo finito. Ci rimane solamente il neon da mettere. Quindi kit neon, colore neon. Mettiamo un bel blu elettrico. Oppure mettiamo il colore crew. Mettiamo il colore crew, dai. Ok, sì, ho finito, caro assistente, ho finito. Usciamo dal piano terra e andiamo a vedere quest'auto come si comporta su strada. Ok, ragazzi, ecco qui la nostra fantastica Ajax Chameleon. Sfortunatamente notte non riuscite bene a vedere il colore, ma è una figata, cioè ci sta un botto. Avete visto dentro il magazzino come si comportava il colore. Il pannello solare è sempre praticamente un tettuccio opaco, what the fuck. Il neon molto bello, mi piace anche quello. I cerchioni pure, regà, bell'auto. Gli interni invece non si vede nulla. Però sono degli interni molto classici. Sembrano quasi gli interni dell'auto di Michael. Giusto per farvi un esempio, no? Non sono interni di un'auto elettrica, scusami, Rockstar. Ma adesso è giunto il momento di vedere come si comporta su strada. Quindi go sull'acceleratore e vediamo un attimino. Allora, a prendere la velocità iniziale, diciamo che ci mette un bel po'. Però a livello di accelerazione ci siamo. Classico di un'auto elettrica. Velocità massima? Potrebbe essere questa? Non lo so. Non va oltre, raga. Questa qui è la velocità massima della Chameleon. Vediamo un attimino se fa la. Urca! Guarda lì che roba! Beh, ha una bella tenuta. Vediamo un attimino la frenata, allora. Ottima! Tra l'altro, raga, adesso voglio un attimino vedere innanzitutto se è 4x4. Ok, no, ma una cosa che voglio provare è la retromarcia, raga. Perché non ho mai provato la retromarcia, ma
Può essere molto utile in molte modalità, no? Perché metti caso, se in gara ti devi riprendere, hai bisogno di una retromarcia abbastanza veloce e quindi ti giri subito, no? E questa qui è la velocità massima in retromarcia. Cioè, è velocissima in retromarcia, raga. Vediamo un attimino se riusciamo a girarla per benino. Wow! Proviamo un attimino la tenuta, anche se è veramente un qualcosa di assurdo. Cioè, è praticamente non incollata, ma di più. Vediamo un attimino le curve, anche se già abbiamo visto che si comporta molto bene. Cioè, raga, anche quella curva lì, non so se vi rendete conto di quanto diavolo sia piegata. Intanto l'ha fatta. Proviamo un attimino la curva a 90, vediamo se la fa. Sì, magari troppo stretta la fa. Ce la fa magari troppo stretta, capito? Quindi pigli pali. Molto bella, mi piace. 10 per quest'auto. Quindi ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo acquistato e modificato la bellissima ibrida Chameleon. Abbiamo visto che si comporta molto bene su strada. Sono veramente contento di quest'auto. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 150 like se volete altri video su GTA Online. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo per benino finché non diventa blu. E inoltre condividete questo video come avanzate su tutti i vostri social e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Quindi, se volete passare dal mio profilo Instagram, della mia pagina di visione, sulle tutto, bella regà!